Allora, ci prepariamo per andare via. C'è Chicca che prendi Leo. Leo, vieni, sali dentro. Sali dentro. Dai, andiamo dalla nonna. Ecco, che bravo. Attento. Attento. Attento alla coda, amore. Aia, che mi dai morsi, bricconi. Andiamo. Andiamo, Leo è pronto. Eccolo qua, tatuato. È così, eccoci qua, pronti per Benissimo, che andare. ce ne va. Ecco, c'è Lallo lì. Ciao, saluta tutti. No. Eccomi qua in Vabbè. macchina. Sto aspettando Lallo. E qua, guardate chi c'è. Il mio toporagno, sei toporagno. È così. Ora quando viene Lallo, lo apro un pochino così almeno, eccolo, Lallo sta arrivando. Così almeno lo sta un pochino libero, eh? Oh via ragazze, noi partiamo. Eccoci qua, c'è anche il nonno lì. Eccoci. Si parte, ciao dopo. Eccoci qua in viaggio. Questa è la chiesa bellina che è questa chiesa. Come si chiama Lallo? Ah, la chiesa di Remedi. Chi Lallo? È un po' buio, forse anche se metto di qua mi si vede meglio. Lallo guida sempre in maniera tanti auguri mamma, di mamma. Che bello! C'è uno striscione, eh? Forse viene troppo verso. Si è arrivati, mamma mia. Ah, mi fa male la pancia e lo stomaco, ma ho dato noia alla macchina. Perché di solito sono abituata e guido io e quindi non mi sento un po' travagliata, come si dice? Come si dice? Nauseata, no? Ecco, detto bene, nauseata. E anche Leo mi sa che è un po'. Quando guido io guido piano piano, invece Mi Lallo. avvicino tutte e due. E veniamo a No, piedi. venite a piedi. Molto, molto carino, vero, mio marito? Invece di dire amore, faccio più piano, non ti preoccupare, scendi va a piedi. Vabbè, qua siamo quasi arrivati, dietro questa curva ci sta la mia mamma. Eccoci, questo è il cancello. Ora se li sono e li apre. Ecco qua. Presa la tirina. Mi sa, c'è anche la mia sorella, guarda. C'è anche la zia, Leo. C'è anche la zia. Bibi, ha suonato Lallo? Dove siamo, amore? Siamo fuori noi, ora andiamo Eccomi fuori. arrivata a casa di mamma, c'è Leo qua, lo guarda a vista, sorvegliato speciale, mi c'ho paura che arrivi quell'altro gattone, eccolo qua. Sta c'è Lallo che taglia l'erba, sentite che rumore fa, ma quanto è bello quest'albero. Leo! Ora deve tagliare l'erba, Lallo. C'ho una paura, lo sorveglio perché se si ripresenta quel gattaccio, vero le? Eh? Che ci fa? Bellino che è, guardate! Oh, piano piano. C'è la mia mamma, la mia sorella, il nonno. Eccolo là, guardate quanto sta bene oggi, bellino. C'ha da fa con tutte le sue cosine, le lucertole. Dove Sta bene? Eh sì, io le... le
bene le zettelline, Leo? A me stanno un po' meglio le Converse bianche. Guardate quante belle margheritine, c'è. Madonna quanto mi piacciono a me questi fiorellini. C'è Lalo là che taglia l'erba, ora ve lo faccio vedere. Guardate, eccolo. Eccolo là. Ne approfitto per sdraiarmi e prendere un po' di sole, così divento tutta abbronzata. Leo è sempre lì, dalla postazione non si muove, la mia sorella si sta facendo la piedicure. Ma tu si vede, c'è cosa. E Lalo è là dietro che riprende a tagliare l'erba. Vedete? Eccolo là. Lallo, fa un salutino. No. Eccoci qua. E Leo dove è andato? Dove mi è sparito ora? Oi oi. Leo, dove sei? Ah, è sempre qui dietro lui. Io non capisco che cosa c'ha da guardare qui dietro. Vedete? C'ha da guardare. C'è qualche lucertola. Eccolo! Tato! C'ha le lucertole! Riccone lui! Amore! Ma quanto c'ha da fare oggi, eh? Ah, che bello! Al sole! Mi sono messi il vestitino quello rosa che avevo preso, color corallo, come le. Dove vai? Nolo! Ma bellissimo! Vedete le calpine, vedi come la cosa, come scava Leo! Riccone, le talpine c'era! Quanti le odori, amore! E l'amore mio lui! Che ha visto una lucertola? Non c'è andare là che c'è il gattone, ho paura io! È Gilberto il gattone sparalesto! C'ho paura che arrivi il gatto all'improvviso, come l'altra volta. Ero qui che spazzavo queste mattonelle, queste qua, vedete? Queste mattonelle qua. E Leo, senti tutto il rumore, il rumore. Mi sono presa una paura. Ceci, non gli parte il follino all'allo? Cicitto, oi oi, il riposo dei gatto. Chi c'è? Lallo? Che ti fa Lallo, Leo? Che ginnino, a caldo, si è messo giù tutto sdraiato, bellino, amore, Cicitto. Io penso una paura anche il modo da fargli venire l'infarto. Mamma mia, la mia mamma che pulisce le erbette. Ecco Lallo che gioca con lei. Ma chi le fa queste cose? Fai video per YouTube. Amore. Ma quanto c'ha da fare questo fatto? Mi fa la guadi. Come si fa? Fa la guati. Giorno. È giornaletto. Come si cosa? Che fai te solitaria? Si travolge tutto, ora ti sporchi tutto, Leo. Invece si pulisce il pelo, lascialo. Sì, fa. Guardalo. Guardalo. La casa di mamma, guardate che bella, io l'adoro, guardate che bel bagno che c'è, guardate, eccomi, ci sono anch'io, ciao ragazze, guardate che bella, qua c'è la vasca
Ecco, il cesso, vabbè, il lavandino. E guardate dalla finestra, c'è tutto fuori, il giardino si vede bellissimo, vero? Ecco. E poi c'è qua su, c'è le stanze, ora vi porto qua su, Ah, aspettate. Questo qui è il quadro che ho fatto io quando andavo a scuola, vabbè, passati qualche anno. È una specie di libreria. Qua c'è la camera da letto, vi faccio vedere. C'è l'armadio, eccolo. Qua c'è il letto, il mio babbo, la mia mamma e il mio babbo, i miei nonni, e poi c'è la terrazza dove lavora mamma, c'è l'allo giù in giardino. Vieni per piacere, Betty. Mi è toccato ritornare giù che devo prendere Leo, quindi ve la faccio vedere un'altra volta. Vi volevo far vedere anche i miei quadri. Questo è uno dei miei quadri e questo è un altro dei miei quadri. Eccoci qua. Leo si è addormentato in macchina da quanto ha girato, si è messo nella macchina della mia mamma. Guardate dove. Non so se lo vedete. Bellino. Amore! Si è messo nella macchina dietro e si sta riposando. Buffo che è. Leo! Non si vede di qua perché rispecchia. Ho messo là. Lallo ha fatto davvero un bel lavoretto. Domani finisce di tagliare tutto. Lallo, cucù. Ciao. Aspettate, ve lo fa vedere se si vede. Adesso ci sono la miniera e noi ci vogliamo passare il Eccoci. cavolo. Perché? Col gatto e il collo. Ah, non si può tenere in collo il No. gatto. Ah, se ci sono i carabinieri mi fanno passare la voglia. Vabbè, stiamo tornando a casa, domattina ritorniamo in qua perché là l'ho lasciata a fare qualche lavoretto, per cui ritorniamo qua. Domani mi metto la tuta e lavoro anch'io. Di cui. Va bene ragazze, ci sentiamo domattina. Un bacione. Ciao Ciao. belle, buonanotte.